Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Ciao Giacomo. Ciao Anna, buongiorno, bentrovati. Bentrovati a tutti quanti e oggi ritroviamo uno dei nostri libri. Cosa ci porti, Giacomo? Oggi andiamo molto a nord, andiamo più a nord di uomini che odiano le donne, andiamo più a nord di loro non c'è nessuno. Andiamo Islanda, dov'è? L'Islanda è a nord, a metà dell'Oceano Atlantico, e c'è una strana società figlia dei vichinghi più o meno, e dei danesi e dei norvegesi. E in questa società c'è un giornalista scrittore, Arnaldur Indridason, che ha scritto una serie di gialli sull'Islanda e sulla vita in questo strano posto. La capitale conta tanti abitanti quanti Verona, più o meno, circa 300.000 abitanti, Reykjavik. E l'Islanda ne ha pochi di più. Non hanno un cognome, infatti. Indridason vuol dire figlio di Indrida. E le donne invece hanno Dottir come finale. Joanna Dottir vuol dire la figlia di Giovanna. Perché sono talmente pochi che si conoscono in questo modo. Indridason è un giornalista e uno scrittore e ha scritto una serie di gialli che parlano delle vicende dell'Islanda che sono molto diverse dalle nostre. L'Islanda è un territorio difficile, duro e con una natura completamente diversa dalla nostra. La terra è calda e l'aria è fredda. E per sopravvivere fino a qualche anno fa era molto cioè sopravvivere in Islanda fino a qualche anno fa, prima della rivoluzione industriale, era molto difficile. E la sparizione delle persone, soprattutto, era un evento Comune. comune, condiviso da molti. Il protagonista di questi gialli si chiama Erlendur. In ogni giallo che si rispetti risolve un caso e ci racconta una storia. Sono storie difficili. Devono piacerti i gialli, deve piacere questo stile asciutto e semplice, senza coinvolgimenti emotivi. E in ogni racconto tu scopri qualcosina in più di Erlendur. C'è una storia nelle storie. Scopri che ha una figlia, scopri che ha un carattere un po' strano, scopri la storia della tubercolosi, come veniva curata in quegli anni là in Islanda, e alla fine di una lunga serie di gialli dove apri delle piccole finestre sulla vita di Erlendur, nell'ultimo libro, Le abitudini delle volpi, scopri qual è veramente la sua vita, qual è stata la sua vita, perché lui è così in quel momento. E anche l'ultimo libro è un giallo, però è tutto dedicato invece alla vita di questo commissario. Alla fine di questa lettura capirete meglio, secondo me, l'Islanda e quelli che adesso vanno in giro con la Jeep a vedere i ghiacciai hanno una visione più superficiale di quel paese. Se voi invece attraversate questa serie di libri, oltre a godervi ogni storia per quello che è, avrete uno sguardo sulla società e sullo stile di vita islandesi. Questo, secondo me, La signora in verde, è quello che mi è piaciuto di più, perché fino alle ultime pagine non capisci cosa può essere successo. Il passato sembra ormai cancellato e perso. Queste piccole case di legno che dopo 50 anni non lasciano più niente, perché il legno si degrada, le case si smontano e c'è una memoria minore della nostra, molto molto più fresca, più recente. Alla fine La signora in verde invece ci racconta qualche cosa e scopriamo anche in questo libro qui cosa è successo. Successivamente alle letture di Indridason ho scoperto un autore classico norvegese che scrive del pastore d'Islanda. Ed è interessante vedere come la sfida alla natura fosse proprio una costante della vita degli islandesi. E il pastore d'Islanda di Gunnar Gunnarsson, un
questi strani nomi, che è un breve racconto in realtà di questo pastore che ha un grande istinto nel riconoscere i luoghi e nel recuperare le ultime pecore prima del tunnel. E anziché bere vodka, bevono del gran caffè, gli islandesi, nel pastore d'Islanda, perché hanno bisogno di tutte le loro energie, di tutta la loro lucidità per salvarsi la vita e per recuperare le pecore. Però capisci che il fatto di perdersi e di sparire nel nulla è una caratteristica della vita islandese fino a qualche anno fa. Adesso probabilmente è meno rischioso, però succede spesso che alcuni turisti un po' rimbambiti si perdano nel nulla e poi non li trovi più. Hai un bello sguardo su una società diversa dalla nostra. Noi diamo per scontate tante cose del mondo in cui viviamo adesso, della nostra comfort zone, no? Della sicurezza. L'illusione della sicurezza. Esatto, che ci sia un mare dove andare a fare il bagno, che ci siano delle montagne dove prendere il fresco d'estate, che ci sia un ospedale che ci accoglie, che ci sia un comune che pensa, con una rete sociale che pensa a noi a volte. E scopri che invece la vita in Islanda a volte è stata più dura di così e più difficile, più spietata. Però sono belli, c'è un'umanità di fondo che a me piace molto e appassionano molto. Non so perché, ma queste storie prendono tantissimo. Quando entri nel primo, poi gli altri vengono a cascata. Su Wikipedia c'è tutto l'elenco, la lista, se volete cominciare dal primo. E sono tanti, 10, 12 libri più o meno, ma si leggono molto facilmente e sono un bel passatempo. Ecco. E se poi alla fine leggerete Gunnar Gunnarsson, parliamo e vediamo se vi è piaciuto. A me è piaciuto molto. Ok, ci guardiamo. Vediamo se piace, se interessa a qualcuno. Ma ha avuto un grande successo. Io tanti sento che l'hanno letto, quindi che piace molto. Ed è vero quello che dici, quando ne leggi uno dopo gli altri a cascata. Gli altri partono ed è bello avere la visione di un'altra società, di un altro mondo. Incontri i poveri e incontri i ricchi d'Islanda in questi libri. La loro vita si svolge tutta in questo piccolo paese. I viaggi all'estero sono un surplus come la macchina di lusso, ma in realtà la loro vita, la loro cultura sono tutte lì. E allora anche chi ha una bella casa e un SUV alla fine ha sempre un'isola molto piccola nella testa, capisci? Tutto si svolge lì. Si parla di immigrazione in uno di questi libri, dove una piccola comunità thailandese attraversa dei guai e si cerca di capire perché. E Erlendur, come Montalbano, è uno che vuole sapere la verità. A lui non interessa, è completamente diverso da Montalbano, ovviamente. Immagino. È un Montalbano nordico. Molto, sì, però a lui come posso dire, dei ruoli sociali, della ricchezza, della povertà, dello straniero e dell'islandese non interessa nulla. Lui vuole sapere quello che è successo e la verità. E sarebbe, credo, la caratteristica di ogni poliziotto, dovrebbe essere, ma spesso non è così. Ma mi viene da dire anche di ogni essere umano, no? Forse. Quante volte ci accontentiamo di bugie che magari, boh, rassicuranti. Rassicuranti. Io guardo tantissimo, per esempio, in terapia, nelle storie, quando c'è un qualcosa che non torna, dei disturbi, eccetera, spessissimo in famiglia c'è un segreto. No? Che non è stato detto, che poi dopo viene fuori, no? Perché scopri. No. Esatto, e che preme per uscire, tu devi essere lì pronta a cercarlo e a trovarlo. Quindi. Insomma, mi piacquero molto questi libri. Quindi buona lettura. Leggiamo. Esatto. Grazie Giacomo, alla prossima. Ciao, arrivederci. Arrivederci a tutti.